L'Osservatorio di Pavia ha acceso una luce ulteriore su queste tematiche affrontate dalle quattro inchieste finaliste del Premio Morrione. Cosa esce fuori? Escono fuori alcune osservazioni rispetto all'analisi che è stata fatta sia sui TG del prime time di prima serata, delle sette reti generaliste, sia nei programmi di informazione. Questo perché l'Osservatorio di Pavia, che è entrato insomma, quest'anno nel premio con grande onore, con grande piacere, ha rilevato alcune questioni, come queste questioni sono presenti, se lo sono, nei media mainstream, cioè in quelli che di fatto costituiscono ancora oggi una fonte primaria nell'informazione dei cittadini. Il quadro che ne esce non è entusiasmante nella misura in cui i temi oggetto dell'inchiesta sono presenti nello 0,5% dei casi all'interno dei TG di prima serata, con una declinazione che peraltro non ha un carattere di approfondimento in particolare, cioè pensando per esempio ai trasporti di Roma, pensando alle questioni connesse all'agroalimentare, sono temi presenti nell'agenda dei telegiornali e associati però principalmente alla politica. E questo noi insomma, lo leghiamo anche al ruolo e alla struttura stessa all'interno dei nostri telegiornali, di una parte legata alla politica e di una parte legata alla criminalità, che sono le voci costanti, le prime voci dell'agenda, guardando ai TG di prima serata. E questo, come dire, ha un effetto poi anche sulla declinazione degli altri temi. Quindi nel momento in cui un tema, visto il grande spazio che ha la politica, un tema entra nell'agenda politica, poi viene spalmato anche su altri fronti, viceversa non entra nell'agenda politica, rimane un po' nell'ombra, per così dire. Meglio nella situazione invece nei programmi informativi, nel senso che in media si va da un 5 a un 6% dal gennaio fino al settembre di quest'anno, lì con una logica proprio di approfondimento, per cui troviamo i temi oggetto dell'inchiesta che sono declinati proprio con quello sguardo, quindi con lo sguardo che tiene conto della complessità della realtà, che tiene conto degli attori, che è proprio poi del giornalismo d'inchiesta. Noi siamo qui proprio per due giornate dedicate al tema del giornalismo investigativo. Puoi dirmi per te che valore ha oggi nel nostro paese? Secondo me ha la sua funzione storica di watchdog, cioè di squarcio del velo del potere, è di attualità e, come dire, dovrebbe essere mantenuta sempre quell'impostazione. A fianco di questa impostazione, a fronte di tutta una serie di elementi che sono cambiati a livello sociale, economico, culturale, potrebbe essere importante a mio modo di vedere e a modo di vedere anche alcuni esperti di giornalismo internazionale, di includere uno sguardo alternativo su temi della quotidianità, ovvero aprire delle finestre che sono finestre anche solo di approfondimento, anche solo di portare all'attenzione aspetti di fenomeni che sono noti, ma aspetti che hanno bisogno di essere visti, di essere capiti. Un esempio che noi facciamo spesso è sul fenomeno migratorio. Cioè, l'assenza di numeri o l'assenza di contestualizzazione rende difficile capire questi fenomeni, perché le persone partono da alcuni paesi come l'Eritrea, dal Corno d'Africa, spesso manca una contestualizzazione, un racconto delle crisi che permetterebbe di comprendere poi l'impatto e l'esito di questi fenomeni. Quindi ampliare lo sguardo per illuminare porzioni di realtà che fanno parte poi della nostra vita quotidiana, ma che non sarebbero altrimenti viste. Da quest'anno l'Osservatorio di Pavia entra nella squadra del Premio Roberto Morrione, si affianca all'Associazione Amici di Roberto Morrione in una collaborazione. Come mai? Perché è una grandissima soddisfazione per noi, perché essere parte di questa associazione ci permette di continuare un percorso di ricerca che noi abbiamo iniziato anche in collaborazione con il Vodiamanti, che collabora con l'Osservatorio di Pavia da 10 anni, che è l'ideatore dell'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza e che ha lo scopo proprio di tenere sotto controllo, di capire come cambiano le percezioni e le rappresentazioni delle insicurezze e anche delle sicurezze. Anche se negli ultimi anni purtroppo la parte delle insicurezze è aumentata notevolmente, dei cittadini italiani ed europei. E
Il nostro sforzo ormai negli ultimi anni si concentra proprio sul ruolo che hanno i giovani e sulla parte che i giovani possono svolgere rispetto ad andare controcorrente, quindi a costruire un'opinione pubblica che tenga lontano le insicurezze, che anzi invece diffonda un modo diverso di vedere la società.